Thank you.
Immersi la mietitrice in quella fornace e ne impregnai la lama con il potere elementale del fuoco. Con la mietitrice così impregnata, ero pronto per aprire la barriera elementale e salvare Janos dai suoi carnefici. Perdonami, mi dispiace, ti ho deluso. No, Ezreal, forse era questo il mio vero compito, salvarti la vita in questa occasione. Mentre io ho preso la tua. Accetta il tuo destino, Ezreal. Devi reclamare la mietitrice, è stata forgiata per te. E per te solo. Senza di lei non c'è speranza. Quando mi allontanai dal corpo di Janos, ero così disgustato di me stesso da non riuscire quasi a controllarmi. Allora rifiutai tutto ciò che ero stato prima e abbracciai il ruolo che Janos mi aveva conservato con tanta pazienza nel corso dei secoli. Sapevo che cosa dovevo fare, qual era il compito a cui ero assolutamente pronto. Avrei inseguito i cani Sarafan fino alla loro abominevole fortezza e avrei vendicato l'assassinio di Janos Odron. Mobius avrebbe pagato caro il suo tradimento e i miei fratelli Sarafan avrebbero raccolto gli orrori da loro seminati. Mi sarei ripreso la mietitrice rubata, che era legittimamente mia. E finalmente, saldati tutti i debiti, avrei tolto il cuore di Janos Odron dalle loro mani lorde e indegne. Se quel cuore aveva davvero il potere di ripristinare la non vita dei vampiri, il suo migliore impiego mi era ben chiaro. Avrei restituito il cuore a Janos, annullando il crimine compiuto dal mio abominevole alter ego del passato.